Pronto? Pronto. Okay. Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Intervista con Papi. Sono qui con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca. Saluto. Saluto a tutti. E oggi vi parliamo di un argomento che gira molto sul web, che viene da alcuni demonizzato, da altri santificato, ed è il caffè. C'è ad esempio anche un articolo di Valdo Vaccaro sul caffè in cui lo demonizza abbastanza, e quindi molte persone magari che leggono quell'articolo poi pensano che sia una cosa che faccia malissimo, il male più assoluto della vita, e quindi volevo sapere un po' secondo i tuoi studi, secondo la tua esperienza, cosa e ne secondo pensi? Il modello igienista. E secondo il modello igienista, cioè. Allora, la prima domanda che ci facciamo è che cos'è il caffè? Cioè, come bevanda? È una bevanda che viene utilizzata per fini voluttuari, cioè per piacere e non solo. Ma la maggior parte delle persone quando uso il caffè dice il caffè mi fa sentire meglio, mi tira su, mi dà energia. Però dobbiamo tenere presente che il caffè come prodotto è uno stimolante. Cioè che cosa vuol dire stimolante? È un prodotto che stimola le nostre energie interne. Cioè non è il caffè che dà energia, ma fa in modo da stimolare le nostre energie per gestire una situazione. Adesso faccio degli esempi in cui il caffè potrebbe essere utile. Potrebbe. Sto guidando. È mezzanotte, luna. Voglio arrivare a casa entro un'ora. Mi sta venendo sonno. Posso utilizzare lo strumento caffè per stimolarmi, per rimanere sveglio più delle capacità del mio organismo. Cioè il mio organismo ha sonno e io stimolo il mio organismo, lo forzo a rimanere sveglio. Questo è un utilizzo del caffè che mi può essere utile se voglio arrivare a casa entro una determinata ora. Chiaramente so che ho preso il caffè e una volta che ho preso il caffè tornando a casa devo fare in modo di recuperare. Poi vedremo cosa vuol dire recuperare. Mentre la maggior parte delle persone prende il caffè come abitudine, cioè si sveglia la mattina e dice io prendo il caffè, se no non mi sveglio, prendo il caffè per tirarmi su. Qui il discorso è diverso. Allora, quando noi parliamo di alimenti, bevande, cibi, dobbiamo tenere presente esistono dei cibi energizzanti e dei cibi stimolanti. Energizzante che cosa vuol dire? Io prendo da questa energia dell'energia che poi utilizzerò nella vita di tutti i giorni. Invece un alimento stimolante e che stimola la mia energia interna. Faccio un esempio banale per comprendere cos'è un alimento stimolante, una frustata. Dal punto di vista dell'igiene naturale non vi è quasi nessuna differenza tra una frustata e un caffè. Perché nella frustata ha lo stesso, cioè se una persona si sta addormentando e riceve una frustata, si sveglia completamente perché si determina all'interno del corpo una scarica di adrenalina. Adesso faccio un esempio classico, tra virgolette, su cosa vuol dire prendere il caffè. Cioè, qual è l'utilità del caffè, perché può essere uno strumento utile, e nello stesso tempo ci può esaurire le nostre energie interne. Immaginate di vivere in campagna. Avete un cavallo, un carretto, e con questo cavallo e il carretto portate le vostre mercanzie in giro. Un giorno decidete di portare i sacchi di grano al mulino che si trova, mulino a vento, che si trova in cima alla collina. Il cavallo era leggermente stanco perché aveva lavorato abbastanza il giorno prima. Iniziate a partire, il cavallo ha la sua andatura, abbastanza tranquilla. Voi guardate in alto e vi accorgete che sta per iniziare a piovere. E qui sorge un dilemma. Andando a questa andatura rischiamo di prendere l'acqua e rovinare il grano. Cosa fate? Faccio in modo che il cavallo vada più veloce. E come faccio a fare in modo che il cavallo vada più veloce? Tirando fuori la frusta. Tirando fuori una frusta, cioè quello che noi possiamo chiamare uno stimolante. Uno schiocco di frusta. Il cavallo è come se si svegliasse, ricevesse energia, ma lo schiocco non ha energia, ha però una scarica di adrenalina e riparte. Dopo un poco, chiaramente, questo effetto di questa scarica di adrenalina cessa e il cavallo rallenta. E molte volte può darsi anche che lo schiocco non serva. Una frustata, il cavallo riparte come un razzo. La domanda è, l'energia viene dal cavallo o viene dalla frustata? Dal cavallo, ovviamente. È il cavallo che
prende le sue energie interne, utilizza le sue energie residue e le utilizza. A un certo momento si stanca e una frustata non basta, adesso ne servono due di frustate, due caffè per svegliarsi, poi ne servono tre, poi ne servono quattro. Il punto è che non è il caffè che dà energia, è che il caffè fa in modo che noi utilizziamo le nostre energie residue. Poi arriverà un momento in cui il cavallo, nonostante le 7-8 frustate, crolla completamente. Allora la domanda: crolla per la frustata o perché ha esaurito le proprie energie? E qua ritorniamo al caffè. Il caffè ci stimola, cioè determina una scarica di adrenalina perché il corpo lo avverte, sempre nel modello dell'igiene naturale, come un alimento tossico, una sostanza, diciamo, non adatta a noi, e reagisce con una scarica di adrenalina. Questa scarica di adrenalina è quello che a noi dà il piacere. Allora il caffè va gestito. Cioè, che cosa vuol dire? Se noi riteniamo utile avere una scarica di adrenalina, cioè una frustata, senza ricevere la frustata, non dico va bene il caffè può essere utilizzato. Se noi lo utilizziamo nella vita di tutti i giorni, vuol dire che non abbiamo delle energie, diciamo, correnti per vivere la vita di tutti i giorni. Quindi come si fa a sostituire con qualcos'altro il caffè in maniera tale da avere le energie correnti tutti i giorni? Il punto non è come sostituire il caffè, il discorso è perché abbiamo bisogno del caffè. Adesso parlo di una mia esperienza personale. A un certo momento io faccio dei periodi in cui mangio quasi completamente crudo e dei periodi in cui mangio più cucinato. Quando mangio più cucinato e devo lavorare, viaggiare, io per poter gestire il viaggio e il lavoro qualche volta prendo il caffè, se no mi addormento. Quando invece mangio completamente crudo, il caffè non so neanche dove sta di casa, perché non ne ho bisogno, perché già sono sveglio. Questo che cosa vuol dire? Quando noi mangiamo male, prendiamo anche abbastanza farmaci, non è soltanto il mangiare, bere farmaci, il nostro corpo utilizza un'enorme quantità di energia sia per il processo digestivo e sia per la disintossicazione. E rimane poca energia per la vita di relazione, cioè per fare quello che facciamo normalmente. Il caffè è qualcosa che prende le energie dalla disintossicazione, tra virgolette, e le utilizziamo per la vita di relazione. Allora, sempre lo ripeto, nel breve periodo può andar bene un'emergenza, ma se diventa un qualcosa che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni, diventa deleterio. Allora non è tanto demonizzare il caffè, perché non ha senso demonizzare il caffè, perché quello è uno strumento. Se lo utilizziamo in modo da poter avere energie tutti i giorni per svegliarci, vuol dire che dobbiamo rivedere qualcosa all'interno della nostra vita. Certo. E per quanto riguarda l'aspetto sociale, che tante persone poi hanno difficoltà a relazionarsi col proprio gruppo di persone, di amici, nel momento in cui magari non bevono più il caffè tutti i giorni, è una realtà che... No, qua c'è un discorso anche, oltre al caffè vi è un momento, diciamo, che serve per caricarsi, tra virgolette, perché utilizzare le nostre energie di emergenza. E poi c'è anche un discorso rituale. Il discorso rituale è più complesso da affrontare o da gestire, perché per una buona parte delle persone i riti sono fondamentali, ma non è soltanto il caffè, anche il fumo è un rito. Molte persone, per esempio, non smettono di fumare perché pensano: se smetto di fumare non sono più in relazione con gli amici. È come se uno dovesse rompere questo tipo di ancoraggio, di associazione. Se bevo il caffè con gli amici faccio parte di un gruppo. Noi possiamo fare parte di un gruppo anche se non prendiamo il caffè, ma questo all'inizio è un po' difficile da concepire. Uno potrebbe iniziare, ad esempio, prendendo un caffè d'orzo ristretto o qualsiasi altra cosa, per mantenere il rito e cambiare lo strumento. Non che il caffè d'orzo faccia bene, non è questo, ma sicuramente contiene meno sostanze stimolanti rispetto al caffè. E poi è più facile abbandonare il caffè d'orzo che il caffè e cercare di scoprire che esistono altri modi per ritualizzare la nostra vita insieme agli amici. Ok. E prima hai parlato di energia corrente e di energia di emergenza. Qual è la differenza? Allora, l'energia corrente potremmo chiamarla in questo modo: io mi sveglio la mattina, mi sento più o meno bene, ho fatto una colazione, mi sento più o meno bene e faccio le cose che devo fare e ho le energie per fare.
poi a un certo momento vi è un calo, cioè nel senso mi sento stanco. La maggior parte delle persone percepisce la stanchezza come un qualcosa di negativo, non il bisogno del corpo di recuperare, perché se una persona si sente stanca e si ferma, se chiaramente ha un buono stile di vita, dopo un poco recupera. Siccome noi non siamo stati abituati a recuperare, prendiamo il caffè e andiamo ad attingere energie di emergenza, perché le energie di emergenza sono quelle che servono per gestire le emergenze. Faccio un esempio: delle persone vanno a un picnic, mangiano, fanno una, diciamo, un bel picnic abbondante, anche se vegetariano o vegano, e dopo tutti si sdraiano, diciamo, sull'erba per riposarsi. Le energie si trovano principalmente nell'apparato digerente e hanno poche energie per la vita di relazione o percorrere. Se a un certo punto passa qualcuno e dice attenzione, c'è un'invasione di cavallette aliene scappate, le energie ritornano al muscolo scheletrico e queste persone scappano. Stanno utilizzando delle energie di emergenza. Sì. Cioè le energie di emergenza sono quelle che noi attiviamo se c'è un'emergenza. Uh-huh. Il caffè è gestito dal nostro organismo come un'emergenza. Okay. Quando le sostanze che trovano nel caffè entrano nel nostro liquido extracellulare, le cellule lo gestiscono come se fosse un leone, come se fosse, diciamo, una tigre, un animale feroce, e il sistema va in allarme. Va in allarme, scarica di adrenalina, le persone si sentono duro, forti, eccetera, e cercano di gestire un pericolo che non c'è. Però è come se il corpo avesse più energia. Mm. E utilizza questa energia dell'emergenza in momenti in cui l'emergenza non c'è. Okay. E questo porta nel lungo andare a esaurire il nostro livello di energia. Quindi possiamo usare, volendo, anche della frutta, un succo d'arancia, un estratto come stimolante? Allora immaginate, a un certo punto mi sveglio la mattina, mi sento un po' stanco e prendo il succo d'arancia. Prendo il succo d'arancia e io è come se mi sentissi meglio. Questo sentirsi meglio è come se fosse un piacere, un appagamento, una piccola scarica adrenalina che il mio corpo mi dà. Scarica adrenalina, dovete dire, cioè energia, come se il mio corpo mi desse energia. La domanda è, io ho bevuto un succo d'arancia, questa energia che il corpo mi dà, lo riesce a recuperare dal succo d'arancia? Sì, come se il succo d'arancia poi ricarica le mie batterie, potesse, sì, ricaricare, cioè, le mie batterie come se interne. Dà energia sia qui che qui. Cioè Mi dà energia, sì, all'esterno, sì, sì. Cioè io posso vivere, però dopo, in un momento successivo, ricarica la mia batteria interna. Okay. È come se avessi una banca, una batteria interna, che una volta che mangio mi dà energia. Uh-huh. Sapendo che dopo si ricarica da quello che ho mangiato. Allora, se io mangio bene, mangio un frutto, una mela, un estratto, un frullato, eccetera, bevo, ho energie e poi si ricarica la mia batteria interna. Caffè, energie, ma il caffè non ricarica la batteria interna. E questa penso sia la differenza sostanziale. Questa è la differenza, proprio, cioè, è lì che... La differenza è anche una... C'è una cosa però, il succo d'arancia non mi dà la stessa stimolazione del caffè. Allora, per fare in modo che il succo d'arancia dia una stimolazione efficace, cioè mi faccia sentire bene, il corpo deve essere più disintossicato. Uh-huh. Per il corpo, affinché sia più disintossicato, è fare un'alimentazione, non dico più corretta, ma migliore, più ricca di frutta e verdura. Ok. E c'è un numero massimo di caffè che il corpo può tollerare in una giornata? Perché ci sono anche persone che ne prendono 10 al giorno. Allora, secondo Diamond, che è un igienista americano, il nostro corpo, i nostri reni non riescono a gestire più di un caffè al giorno. Però anche questo, diciamo, quello che dice lui è opinabile, perché poi dipende dalla struttura, dalla forza, da tantissimi altri fattori. Però lui dice più o meno un caffè si può anche gestire. Ok. Poi se viene sostituito meglio. Dobbiamo dire, se abbiamo bisogno di caffè dobbiamo rivedere qualcosa nel nostro stile di vita. Cioè, quando una persona mangia bene non ha bisogno del caffè. Va bene, allora questo era il video sul caffè. Fateci sapere qui sotto se avete delle domande. Trovate sia me che papà anche su Facebook. Vi metto tutti i link nel box informazione. E a me trovate anche su Instagram, su Spotify. Ho aperto un canale Telegram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Arrivederci. Ok, a posto.